Ci siamo. Stai bene? Mi fai una promessa? Sì, certo. Se non funziona, uccidimi. Funzionerà. Sai che non mi resta molto tempo. Vorrei averlo per salutare. Ascolta, non ti lascerò morire. Farò qualsiasi cosa per non perderti. Addio lavoro. La preside Evans già mi odia per il ritardo di stamattina. Bro, te l'avevo detto di non tardare. Sta tranquillo, non impiegheremo molto. Lo spero, perché ho appuntamento per la mia candidatura al college. Oh, hai finito il saggio? Lo devo iniziare. Allora andiamo in centro e risolviamo subito con Marco. Ehi, MJ! Ragazzi, è meglio se venite subito giù in centro. Siamo sopra Brooklyn. Jameson ha mandato te per il Bugle. Ancora non ci credo che Tripla J è il tuo nuovo capo. Un direttore davvero adorabile. Non ci metterai molto a farti rispettare. Che mi dici di Marco? Ormai sono anni che non lo vedo. Secondo i testimoni correva lungo la Broadway urlando frasi sconnesse. Sembrava furibondo, paranoico e confuso. È come esploso. Ah, cavolo! Dobbiamo riuscire a calmarlo. Ho già visto persone così fuori controllo. State attenti. Per fortuna ci sono due Spider-Man. Forza e coraggio. Grazie, MJ. Usiamo le nostre nuove invenzioni? Non esiste. È a stento un prototipo. Va testata. Le hai portate, vero? No comment. Siamo in un mare di sabbia, Spider-Man! Muoviamoci! Occhio! Stai bene? Sì! E direi che l'abbiamo trovato! Marco! E Sandman! MJ non scherzava! Se non lo fermiamo farà male a qualcuno! O a se stesso! Forse ha fame? Potrei lanciargli una merendina! Stavolta è proprio fuori controllo! Dobbiamo fermarlo! Si sta scaldando!
lanciamogli addosso quei detriti! Qual è il piano? Tienilo impegnato! Ho un'idea! Oh, cavolo! Ancora arrabbiato dopo tanti anni, Marco? Prova un po' di yoga! Deve essere più tipo da Morantes! Bell'idea! Non ho detto che era buona! Speravo in una giornata normale! Speravo in una giornata normale! Insegnare fisico! Fare due chiacchiere imbarazzanti in sala professore! Ehi! Usate le scale! Aiuto! Presa. Spider-Man! Vuoi firmare per questa consegna? Vacco in arrivo! Ci sono! Sa fare dei minime? Voglio farlo anch'io! Ho salvato Mr. Vertigini! Ma non prima che mi vomitasse addosso! Non è l'unico! Anche Sandman ha rigurgitato degli amichezzi! Sul serio? Può farlo! Così pare! Chi serve qui? Signor Parker? Scusi, chi parla? Preside Evans! Ma certo! Presidente! Tutti gli studenti hanno evacuato le vite. Lei dov'è? Signor Parker! Ho solo... dimenticato... una cosa! In macchina! Cosa è stato? Niente! Sto solo... funzionato. Voglio dire, sto tornando giusto ora! Torni subito qui, che deve badare agli studenti. L'ha bisogno. Qui si mette male. Gli studi di Otto sono stati preziosi per queste braccia. Ci sono quasi. Come andiamo? Miles ha chiamato la preside. Oh no! Sarò espulso? Ehi, tu hai solo saltato una lezione! Io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza! Sì, sei fregato! Sandman! Ho sempre odiato quel nome. Lo so che ce l'hai con me! Non ha niente a che vedere con te! Lasciami stare! Voglio aiutarti! Ma prima devo farti male! Chi tenta di fermarmi morirà! Testardo, dobbiamo essere più convincenti! Come? Detesta l'acqua e ha già le spalle bagnate! Scommetto che non è un grande fan dell'elettricità! Perspicace! Questa faceva male! Ci serve più acqua! Userò le ragnatele mentre mi carico. Io intanto tengo aperto il rubinetto. È stordito! Colpiscilo! Sì.
Ora posso avvicinarmi. Posso prendere un po' di sabbia? Ti ha urinato dell'acqua? Canestro! Occhio, Spider-Man! No, 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 no! Ci sei? Più o meno! Pensavo di averti perso! Oh, non ti libererai di me! Ora sta a Genki aiutarci! Genki, ci sei? Cosa? È pazzesco! Lo so, ma ascolta! Ci serve un'enorme fonte d'acqua a Wall Street! Ok, controllo le mappe. Prudenza. Anche tu, signor Parker. Contaci! Aspetta, cosa? Lui lo sa! Genki sa tutto! E a lezione ci siamo comportati in modo strano? Una maledetta scuola per piccoli geni! Parliamo faccia a faccia! Ma per il vostro bene! Non dovevate venire qui, ragni! Pensi ancora che l'abbiamo messo nel sacco? Sì, forse ho parlato troppo presto! E sta diventando più grande! Continua a salire! Manca poco! Il serbatoio! Spider-Man! Volevo solo una vita normale, come chiunque altro. Non è questo il modo, Marco. Per uno come me, non c'è altro modo. Ora stiamo esagerando! Pete, che è successo? Sono finito fuori! Tu continua a salire, ci vediamo in cima! Quel serbatoio d'acqua è l'unica speranza! Posso solo salire! Dove sei, Pete? Resta dentro! Sarai impegnato. Serve quel serbatoio d'acqua, altrimenti... Continua così, Miles. Volevo solo una vita normale. Non è troppo tardi! Ora è tardi. Oh, cavolo! Non potevi costruire castelli di sabbia, Marco! Ma, tutto bene?
Sono con Pete. Lo so, siete su tutti i canali. Sto andando in centro per coordinare gli aiuti e il personale. Genki ti sta coprendo con la scuola? Sì, ma dopo ho un appuntamento con il mio consulente e la preside pensa che io... Ascolta, con la preside ci parlo io. Ora New York ha bisogno di te. Grazie, mamma. Sii prudente. Te chiedo, amico. Come dice mamma, non posso deludere New York. Sono in pericolo! Ti preoccupi solo per loro! Nessuno ascolta Marco, ma tutti dovranno ascoltare Sandman! L'unico e il solo. Hai qualche idea? Sì, comincia la lezione. In classe! La tempesta di Marco sta generando molta elettricità! Che succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Folgorite! Come quando ho folgorato i minimarco! 10 e lode! Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro! Vuoi farmi colpire da un fulmine? Pensi di farcela? Non resta che scoprirlo! Eccomi! Wow! E dimmi, come pensi di deviare un fulmine? L'hai detto tu! Con i nostri giocattoli! Yeah.
Spider-Man! Muoviamoci! Perché non vi arrendete? Abbiamo promesso di proteggere la città! Sabbia ovunque. Marco, andrà tutto bene. Le cose non vanno bene da tanto tempo. Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Siete voi due che ne avrete bisogno quando vi cercheranno. Di chi parli?